Ciao a tutti, benvenuti sul canale. Oggi preparo questo prodotto che l'ho chiamato Ampro, che sarebbe appunto un'abbreviazione fra ammorbidente e profumato e profumatore di bucato, in collaborazione con la mia gattina Minù, che doveva farmi compagnia, per cui ve la presento. Quello che volevo dire di questo ammorbidente profumato non è solo un ammorbidente profumato, ma serve anche per mantenere in salute la lavatrice, rendendo l'acqua meno calcarea, quindi dà una mano anche in questo senso. Allora, come lo preparo? Con degli ingredienti che abbiamo in casa. L'ingrediente primario è il sale grosso, il sale da cucina. Ora io ho questo iodato, però io consiglio di prendere il classico sale grosso non iodato, quindi normalissimo. Vi indico poi sotto nell'info box, anche se l'ho scritto qui nel video, le proporzioni, perché io farò solo 350 grammi, che sarà un ammorbidente che vado ad abbinare al sapone che ho fatto nell'ultimo video. Ma voi potete farne quanto ne volete, quindi potete provare anche solo 100 grammi, vedere se vi trovate bene per poterne poi produrre tanto. La cosa importante è che questo ammorbidente è estremamente ecologico e economico. Non abbiamo messo tanto aceto che in quantità esagerate, usando tanto aceto, potrebbe danneggiare le parti metalliche a lungo andare, però le parti metalliche della lavatrice, quindi usiamo pochissimo aceto. E perché il sale grosso? Perché il sale grosso aiuta proprio le fibre, alcuni tessuti in modo particolare, tipo le spugne, quindi le asciugamani, ma anche i jeans, a rimanere più morbidi, perché appunto, come dicevo prima, addolcisce l'acqua, la rende meno calcarea. E va bene per tutti i tipi di tessuti, quindi va bene anche per i colorati perché il sale ravviva anche i colori, quindi va bene sia per i bianchi e sia per i colorati. Quindi dopo aver creato questa miscela di sale grosso, di aceto e di olio essenziale, non ci resta che chiuderlo in un vasetto di vetro e metterci un cucchiaio, insomma un dosatore, e usarlo nel lavaggio. Come lo usiamo? Quando mettiamo la lavatrice, quindi nel cestello, prima che parte la lavatrice e il lavaggio, noi mettiamo all'interno, così buttiamo all'interno un cucchiaio, due cucchiai di questo sale profumato. Allora, un cucchiaio se non abbiamo un carico pieno, due cucchiai se abbiamo un carico, diciamo, pieno. Questo prodotto possiamo usarlo anche per la manutenzione della lavatrice, quindi non è necessario in questo caso sprecare le gocce di olio essenziale. Possiamo preparare un 500 grammi, ad esempio, di sale grosso con 5 cucchiai di aceto, metterlo nel cestello e far partire la lavatrice, possibilmente a 90 gradi. In questa maniera la nostra lavatrice si pulisce, si elimina il calcare. E così non abbiamo rischio di tubature che si riempiono appunto di calcare, ma anche di melma, perché io che ho visto varie volte lavatrici in riparazioni e insomma in riparazione, e vi garantisco che si crea una melma veramente schifosa fra il detersivo e tutti gli altri prodotti commerciali che noi mettiamo. In questa maniera la lavatrice resta in salute. Abbiamo i nostri tessuti rinvigoriti, morbidi e profumati. Niente, è una ricetta velocissima. La novità è che non dobbiamo usare il cassetto apposito dell'ammorbidente, ma che va inserito tutto insieme all'interno della lavatrice e avviare il programma, molto semplicemente. Quindi il costo di questo ammorbidente profumato
nonché aiutante, diciamo, per la lavatrice, è veramente molto molto basso. È il costo praticamente degli oli essenziali che io consiglio rispetto ad altre essenze. Vi saluto, ciao!